coinvolto sui casi da moviola, qui senza voler nulla togliere giustamente al moviolista per eccellenza italiano, dell'orbe terracqueo Filippo Garcia. Massimo Chiesa, che adesso mi pare ogni tanto intervenga su calcio mercato da qualche parte, e chi conduceva sapeva qual era il canovaccio, ma poi tutti gli arricchimenti venivano dal continuo approvvigionamento di notizie che potevano capitare nell'arco di quel momento, dai collegamenti telefonici che potevano essere attivati in ogni momento con i colleghi della televisione, con i collegamenti telefonici con i colleghi della televisione, che i piani della comunicazione per un'azienda, come sapete, sono su tre piani: fuori dentro, dentro fuori, dentro dentro. Con Radio Milan Inter noi avevamo tutti e tre questi tre piani, perché dentro dentro era per forza la circolazione delle notizie e delle opinioni. Il dentro fuori era sollecitato da noi con l'interattività con gli ascoltatori, e il fuori dentro era più che altro rappresentato dai colleghi della televisione, che in giro per lavorare con la televisione, quando succedeva qualche cosa, quando avevano qualche cosa, quando avevano una notizia, una battuta, un qualunque cosa che potesse arricchire il contenuto di quel momento della televisione, della radio, chiamavano e andavano in diretta. È difficile poter trovare altri aspetti di un episodio così asintomatico come è stata Radio Milan Inter di quel periodo, che possa essere piegato in un corso di aggiornamento professionale, perché è stata unica quell'episodio radiofonico, unico per entusiasmo, unico per modo di vivere, unico credo anche per resa di ascolti, perché avevo la fortuna di capitare su un canale estremamente pulito a livello regionale, estremamente sentito, un pochino spinto, che fu anche contestualmente il motivo della fine dell'avventura di Radio Milan. Aggiungo che la frequenza del 91.7, frequenza pulita, molto buona, poi evidentemente arriveremo anche all'epilogo del perché poi non si è potuto andare avanti in una direzione che era fondamentalmente quella più corretta. 91.7 è la frequenza straordinaria su Milano e Como. Infatti noi pensavamo in quel momento che Radio Milan avrebbe fatto storia nel panorama radiofonico italiano, perché avevamo tutto per fare bene. 14 agosto, improvvisamente, i signori proprietari della televisione vendono, senza dirci una benemata forca, il canale a Mondadori, a chi era? 13 agosto. 13 agosto, io e Luca, molto bene, mi comunica l'editore, abbiamo venduto la radio, questa è stata la comunicazione. Abbiamo venduto la radio, abbiamo appena fatto il record di ascolti. A chi non me lo ricordo più chi era? A chi è Mazzocco? No. Ha venduto il gruppo delle media, Linus, DJ, Radio DJ, che ha messo dentro Radio Capital per poi dopo mettere nel due ore. Ci chiama Mazzocchi, dice: l'ha venduto, contento anche. Contento, lui contentissimo. E noi gli abbiamo detto: ma scusa, e noi? Non noi, ma c'erano ragazzi che... 13 agosto, scusami, 13 agosto non abbiamo detto là, 2007. Sì, 13 agosto 2007, corretto. Erano 3 anni e qualche anno. No, abbiamo fatto pochissimo, era andato nel gennaio del 2005. Due anni e mezzo. In due anni e mezzo abbiamo fatto strada, che probabilmente le radio nate più strutturate con altri tipi di impostazione avrebbero impiegato anni, ma anni davvero. Noi in due anni e mezzo, con l'entusiasmo, ripeto, l'incoscienza e la consapevolezza, probabilmente una delle chiavi importanti è stata la consapevolezza di non sapere, e quindi eravamo sempre tutti pronti a imparare, soprattutto da chi la radio la mangia come l'ha mangiata l'Apo, che poi è arrivato nel corso di questa avventura, e meno male per la Milan Inter 2 di ora che è arrivato l'Apo, perché lui l'ha risalvata, ripulita, rifatta nascere, rivissuta, rimasticata, rilanciata, ritutto, ed è solo merito suo. Noi in quel momento pensavamo di essere a cavallo, di aver fatto veramente un miracolo. Quel 13 agosto ci siamo resi conto che tutta la storia era stata strutturata, pensata e voluta per apprezzare questo mitico 91.7, perché comunque nelle mire dell'editore c'era di pulirlo, valorizzarlo, ingolosire i competitor, chiamiamoli così, per avere questa frequenza e monetizzare. E devo dire che è quello che sappiamo, ha monetizzato anche bene, sì. Beato lui.
vogliamo dire la cifra, tanto se la sai, sì, 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 assolutamente. La frequenza su Milano è stata venduta a 4 milioni e mezzo di euro. 4 milioni e mezzo. Lui aveva investito per gli stipendi. Voglio dire 9 milioni di vecchie lire. No, stiamo parlando di 4 milioni e mezzo di euro. Scusami, 9 miliardi di vecchie lire. Se vogliamo, ormai non mi ricordo neanche più le lire quanto vale. Però sì, era una cifra spaventosa che tra l'altro è stata trattata a lungo. Il valore di Iovi, La prima cifra era stata di circa 1 milione, dopodiché sono saliti di mese in mese e la trattativa è andata avanti un anno. Cioè praticamente poco dopo che io ero arrivato, loro avevano già deciso di fatto di venderla senza chiaramente noi sapessimo nulla. Per farvi capire un po' l'impatto, io sono tornato quel 13 agosto davanti alla sede che era in via Idro, ex sede di Data Sport, che attualmente è quella sede che oggi ospita il canale del Milan tematico, e che in quella sede insomma ospitava in parte anche Radio Milan Inter. Bene, quella sede era stata letteralmente svuotata, sgusciata come un avocado, non c'era più niente dentro, tranne la mia sedia, che beffa, e poi praticamente disossata. Tu sei arrivato lì, arrivi lì e trovi nulla. Che succede? Che tutto questo naturalmente deflagra con chiamate, perché mi ricordo che ci fu quasi la petizione, ci fu una vicenda anche abbastanza sgradevole con un sito, un blog e altre cose. Raglio d'Asia non lo sa in cielo, lascialo perdere. ma ci fu una cosa ancora più carina, non so se te la ricordi. Gli ascoltatori avevano deciso di tassarsi per farci ritornare. A fare radio. E questo, personalmente, più che professionalmente, è stato l'ultimo risultato che quella Radio Milan Inter ha ottenuto. Altro da dire per quello che riguarda la mia esperienza, l'APO ha vissuto la parte finale di questa, ma poi tutto il resto, come vi racconterai, molto più sulla mia pelle, sulla sua pelle. Io sulla mia pelle ho vissuto la fatica di fare il primo anno, e la soddisfazione del secondo, perché qualunque cosa si decidesse di fare girava per il verso giusto e per, anche se uso un termine non adatto per quella realtà di lavoro, per un direttore non c'è niente di più soddisfacente: riuscire ad avere persone che lavorano bene, che lavorano contente, che vedere le cose che ritornano, perché stranamente, pur essendo particolarmente spitinfi dal punto di vista del denaro, però non sono mai mancati i riconoscimenti ad personam. Poi con il 13 di agosto è morto tutto, è morta Radio Milan Inter 1, che vi devo dire, basta. Che la radio che visse due volte. Sì, la radio che visse due volte, questa è la mia storia, quello che vi posso riportare su Radio Milan Inter. Credo che non possa essere presa ad esempio come modalità di lavoro, su questo sono profondamente convinto. Se avessimo dovuto usare quel modus operandi per insegnare a qualcuno come si lavora, gli avremmo fatto danno, perché non c'era niente di come si deve lavorare davvero. Non c'erano infrastrutture, non c'erano quadri intermedi, non c'era una catena gerarchica, non c'erano spazi individuali, non c'era una pianificazione, era tutto molto easy, era tutto molto così. Io che parlo a te, che parla a Caio, e dico di ad Antonio che faccia questo. Le riunioni di redazione c'erano, ma erano, come ripeto, unite a quelle della televisione. Per cui l'episodio Radio Milan Inter 1, secondo me, è da vedere davvero nel momento, calato nel momento in cui una realtà come Milano aveva fame di calcio parlato, aveva fame di calcio vissuto sulla propria pelle, con la possibilità di sentirsi protagonista. E abbiamo avuto la fortuna di trovare interlocutori, vorrei ricordare tutti quei, alcuni di quelli che ci sono stati, Andrea Bosio, Fabrizio Esposito, un altro che non mi ricordo come si chiama, Giorgio Giuliani, Giorgio Sigoro, che adesso vedo ogni tanto in giro da qualche parte a fare il poker Texas Hold'em. Ci sono stati tanti, tanti personaggi che sono passati, ma che hanno fatto tutto con molta disponibilità, con molto entusiasmo. Ripeto, e credo di non fare male a nessuno, quella non è un'esperienza che può essere presa a esempio per imparare a lavorare, nella maniera più assoluta, perché è stato un insieme di concause perfette, capitate nel momento giusto, come il triplete dell'Inter, è capitato tutto giusto in quell'anno, e non potrà mai più ripetersi nella
nelle stagioni future, così come non potrà mai più ripetersi, credo, nelle stagioni future, tutte quelle concause particolari che sono capitate per Radio Milanite. Io altro non ho da aggiungere, caro Presidente. Non so se bastava questo, se è poco o se è troppo poco. No, io intanto ti ringrazio moltissimo per questo tuo intervento, che non soltanto nei contenuti, ma anche nella forma espressiva, ha veramente fatto rinascere quella che era la radio alcuni decenni fa, che era un'avventura quotidiana vissuta ed eseguita proprio con lo spirito davvero di pionieri, di avventurieri che volevano fare delle cose che stupivano il pubblico che aspettava. Quindi da questo punto di vista io ti faccio i complimenti, ma dico, tu sei oltretutto un giornalista poliforme, ha fatto la radio, ha fatto tanta, tanta televisione e ripeto, televisione che era prima degli ascolti. Io quando guardo gli ascolti delle televisioni nazionali e di Mediaset di oggi, ma dico che quando eravamo lì insieme, Giorgio, io e gli altri colleghi, facevamo degli ascolti più alti di quelli di queste trasmissioni che vanno oggi sulla RAI, le ultime specialmente. Questo per dirvi quale sia la professionalità di Giorgio Micheletti. Io la penso così, te lo ricordo. Me lo ricordo, sì, io facevo una trasmissione. L'autostrada Catania Messina. Sì, Catania Messina con Catania, cartellino rosso. Però io l'ho fatta in televisione, non alla radio. La radio è tutto un mondo a sé. Allora, Giorgio ce l'ha già detto, ha fatto 250 km, ne deve fare altrettanti, quindi dovrà lasciarci. Ragione per cui io direi che se qualcuno di voi...